Io non sono un eroe civile, per carità, ho solo fatto il mio dovere. Sono cresciuto ad una determinata scuola, che è quella di Vito Cusimano, di Enzo Trantino, e sono convinto che la politica debba essere una grande opportunità per essere utili agli altri piuttosto che a se stessi. Mi dà fastidio la generalizzazione. Ecco, lei avrà notato come nei network spesso si dice siete tutti uguali. Sì. Mi dà fastidio, guardi, se potessi io lo trascinerei davanti a un magistrato che dice infatti, una cosa del genere. Ad una persona lei ha pure risposto. Io non mi sento di essere uguale a molti altri politici, intanto perché ho due figli disoccupati. Lei mi dirà, ma puoi mantenerli? Sì, è vero, ma il problema non, il tema non è se posso mantenerli. Il tema è se è normale che un uomo che ha fatto politica per tanti anni col ruolo di responsabilità non abbia mai utilizzato il suo ruolo per sistemare i figli. E questo è quello che mi interessa sottolineare. E se fossimo tutti uguali io non sarei stato mai sfiorato da un sospetto, mai una vicenda giudiziaria, continuo a stare in mezzo alla gente. Credo che tutto questo la gente lo apprezzi e lo note, al di là delle appartenenze, per carità. Sì. E allora perché non essere responsabile di fronte al ruolo che ognuno di noi vuole ricoprire? Perché la politica non torna ad essere umile? Perché la politica non torna ad essere servizio e volontariato? Perché la politica non torna fra la gente? Perché non si abitua a dire qualche no sincero piuttosto che ripetere sempre tanti sì ma falsi e ipocriti? Ecco, tutto questo è importante. La gente non chiede miracoli ai politici, chiede soltanto di essere sinceri, leali, onesti ed efficaci. Non sarebbe politica, sarebbero servizi sociali. Quindi. Beh, ma la politica è il più grande fra i servizi sociali. Che lo capiscano anche i politici o chi va lì appunto per fare tutt'altro. Certo. Senta, ma diciamo, discorso a parte, se il PDL dovesse prendere una decisione e dovessero convincersi che Miccichè è il candidato giusto, la destra in questo caso come la pensa? Noi riteniamo che la candidatura di Miccichè sia stata gestita con qualche superficialità. L'onorevole Miccichè, con tutti i suoi pregi e probabilmente con i suoi difetti, come ciascuno di noi, è molto legato al presidente Berlusconi ed è un rapporto reciproco. Ecco, se è vero che Berlusconi avrebbe indicato Miccichè, va bene, come candidato presidente, avrebbe anche detto Musumeci come vicepresidente, lo ringrazio di questa scelta, ma naturalmente non è il criterio migliore. Perché non si è data ufficialità a Miccichè? Prima cosa. Seconda cosa, vorrei capire perché il candidato alla presidenza della regione siciliana debba essere scelto a Roma e non in Sicilia. Ecco, con tutto il rispetto per i leader nazionali, l'ho detto per primo al mio segretario nazionale di partito, non ti intromettere in questa vicenda perché è una vicenda tutta siciliana. Ma forse il PDL si sentiva di doverglielo a Miccichè, all'ultima passata elettorale proprio alla Regione Sicilia gli fu detto di fare un passo indietro per poi consentire al Lombardo di... Eh sì, ma la scelta la si faccia a Palermo. È stato ben consolato però. Il PDL ha una bella classe dirigente, perché non si riunisce a Palermo, a Catania, a Enna e decide cosa fare, santo cielo? Non è possibile dover ancora aspettare che sia Roma ad adottare una decisione così importante. Anche Lombardo, lo voglio ricordare, leader dell'autonomismo dell'MPA, è stato scelto a Roma, a Palazzo Grazioli, è stato Berlusconi a dare l'ultima benedizione. Allora smettiamola con questa farsa, ecco, i partiti facciano appello al proprio senso di responsabilità, i leader dei partiti regionali trovino l'occasione in Sicilia, a Palermo, ovunque, ma qui in Sicilia, per mettersi attorno a un tavolo, si chiudono in una stanza ed escono fuori soltanto quando avranno il candidato, quando potranno dire urbi et orbi abbiamo il Papa. Ecco, ma entro questa settimana però, cioè, magari. Avrebbero dovuto già farlo ieri, santo cielo. Anche qualche giorno prima. Non è possibile dare questo vantaggio alla sinistra. Quella sinistra, ricordo a lei e ricordo agli amici che ci seguono da casa, che è corresponsabile del disastro siciliano. 15 giorni fa erano gli uomini segnalati dal PD a governare.
qualche anno fa erano i comunisti che governavano assieme a Cuffaro. Quindi nessuno può e deve tirarsi indietro. Vogliamo voltare pagina? Bene, mettiamoci la faccia. E ognuno poi con la propria storia personale, se saprà raccogliere consensi, li tradurrà in azioni e fatti concreti. Insomma, se il PDL non si decide subito, Musumeci si candida. Non ho detto questo, ma lo diciamo, lei, no. E vorrei non dirlo, ma voglio dire che chi è in politica una scelta deve anche compierla. I miei elettori mi fermano per strada e mi chiedono: che facciamo? Con chi andiamo? Per chi votiamo? Certo, non posso dire vi lascio in libertà. Non è fisiologico che una forza politica non partecipi ad una competizione. Può partecipare con un ruolo primario, può partecipare con un ruolo marginale, ma ogni forza politica deve essere presente alle competizioni. Noi vorremmo essere fra quelli della squadra, ma se la squadra non c'è, se il centrodestra non si forma, è probabile che mi costringeranno, ecco, mi faccia passare questo termine, mi costringeranno ad assumere una responsabilità di candidatura che io vorrei evitare fino all'ultimo, perché sono convinto che si vince se stiamo alleati, ma se la cultura dell'alleanza rimane prigioniera dei veti incrociati interni ai partiti, ognuno di noi deve assumere le proprie decisioni. Bene, allora onorevole, in attesa per motivi diversi sicuramente lo saprete, delle lo saprete. Novità dell'ultima ora, io per il momento la saluto. La trasmissione è terminata, grazie sempre. Grazie a voi perché mi date il piacere e l'onore di essere qui ospite dei vostri studi e grazie agli amici che hanno la pazienza di seguirci da casa. Bene, grazie ancora e grazie naturalmente anche a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Buon proseguimento di serata a tutti.